dire perfettamente se la tuta fa delle pieghe e poi ne soffre l'aerodinamica. Ma parte Ted Ligety, uno dei possibili outsider, perché quest'anno comunque lui, che è un grandissimo gigantista, in Super G è andato bene, quarto a Lake Louise, quarto a Beaver Creek, sesto nella nel Super G, che è quasi una discesa di Kitzbühel, però qui non è partito benissimo. 41 centesimi dice subito il cronometro. Sarà Werner Hill. E queste erano curve gigantone veloce che a lui piacciono generalmente. Già accusa 4 decimi, ma c'è stata anche una piccola sbavatura in corrispondenza dell'intermedio. Tanto salta anche molto lungo, per fortuna sua in direzione, quindi non ha avuto tanti problemi. Qui ha camminato, secondo me qui invece ha cambiato proprio, ha cercato di cambiare marcia Ligety. Poi purtroppo finisce leggermente lungo su quella placca grande. Ha rimediato bene comunque. Vediamo un po'. 06 infatti molto bene qua. Ligety ha schiacciato. Se non c'era quella piccola incertezza, guai, perché era davanti nettamente. 4 decimi, peccato, accusati da lui sopra in un tratto, ma lui sicuramente adatto. Attenzione a questa, non male, ma non l'ha fatta come Detessier, che aveva sbagliato la traiettoria ed era stato più lineare nel chiudere. Vediamo un po'. Ultimi metri per Ligety, 1:24:16 da battere, va a chiudere con 1:23:96, 20 centesimi si porta al comando Ted Ligety. Beh, avevamo visto bene allora come possibile outsider l'americano, ma ancora devono scendere tutti i migliori. Si comincia adesso con Werner Hill, poi Seidberger, Baumann, Hudek, poi ci saranno Ghe, Mayer, Marsaglia, Jansrud, Reichelt, Innerhofer, Theo e Svindal. Rivediamoci il rallenti di Ligety. Questo è il salto della strada, era molto lungo, saltato veramente lungo, poi per fortuna era in direzione, quindi ha avuto il tempo anche di fare quella minima correzione. Peccato per questo Tello che ci fa perdere un bellissimo passaggio. Sigi Klotz per quanto riguarda i migliori. Allora, dall'8 in poi, Romar, Phil, come detto, Ligety 10, 11 Hell, Streitberger, Baumann, Hudek, Ghe, poi i migliori che sono Mayer col 16, 17 Marsaglia, 18 Jansrud, 19 Reichelt, 20 Innerhofer, 21 Theo, 22 Svindal. Poi dopo non dovrebbero esserci atleti in grado di impensierire i migliori, ma chiaramente ancora un po' presto per parlare, vediamo cosa faranno. Allora, 39 centesimi subito di vantaggio per Detessier, eccolo qui il francese. Ma molto bravo, molto bravo. Intanto questa porta che ha tratto un po' in inganno gli altri, lui era molto veloce, quindi l'ha subito un pochino anche lui, ma era avvisato sicuramente, quindi era più pronto. Lui ha sostituito Claret, che è infortunato, purtroppo ha già operato questa ernia del disco, era uno dei fortissimi, e ha colto la palla al balzo, perché sta facendo una grande gara Detessier. Agevolato per quanto riguarda il suo bagaglio tecnico da questa tracciatura che non è filante come si pensava, quindi è molto tecnica. Qui è stato bravo perché la linea non era eccezionale, ma è stato bravo a correggere con calma, ha aspettato di atterrare, di rimettere giù lo sci, e poi anche se ha fatto la traiettoria più lunga ha cercato di far correre. Molto bravo Detessier. Va a chiudere con 83 molto centesimi bravo. Di vantaggio, si porta al comando 1:24:16, questa è già una buona discesa. Qui intanto vedete che comunque le bandiere austriache sventolano anche quando scendono i probabilmente, però seguiamo però bisogna fare i conti col vichingo. Intanto volevo dire che Jansrud è passato proprio qui davanti alla nostra hai visto? Di solito quando metti i bastoni fuori è tutto a posto, invece ha tirato fuori un bastoncino, si è toccato lo scarpone, forse un gancio non era ben messo. Va bene, vediamo un po', conta poco, meglio accorgersene prima di intanto guarda che spinta proprio brutale, spinte coi piedi, perché sul piano ti senti lento e lui non ci sta. Vediamo. Anche se poi non l'atteggiamento non è, detto, è quello di attacco puro. Ecco, non è detto che poi servano a qualcosa queste esagerazioni nelle spinte. Vediamo Svindal, per adesso impeccabile. Ricordiamo, 3 Super G vinti quest'anno su 4 gare disputate. E una volta secondo. Boh, un po' sulle uovette qua. Beh, lui non è mai bello da vedere. Esatto, 6 centesimi davanti. Allora, in partenza un leone, poi non ha fatto finissimo le due curve prima dell'intermedio, però è là, Adesso però deve sciare alla pari con adesso Ligety. Con Ligety. Qui secondo me stare 2-3 decimi dietro, poi se la può ancora giocare sotto, ma non deve allontanarsi da quei 2-3 decimi. Qui è stato qui è stato comunque aggressivo, anche se non mi è piaciuto tanto. Ecco, dovuto correggere. Però poi ha dovuto trascinarsi dietro le conseguenze per 2-3 porte, l'ha fatto intelligentemente secondo me. Infatti, 9 centesimi, intelligentemente. Se avesse provato a correggere subito, guai. Invece questo è veramente un vecchio marchione. Bravissimo, ancora lì. Qui l'avete visto prima, leggermente lungo di linea, però lui riesce sempre a fare attenzione a fare questa velocità. Non sapeva che era brutta e l'ha fatta bene. Abbastanza bene. Adesso vediamo se non fa la fine di Theo, deve mollarli giù, qua deve mollarli. Ha intraversato
attimo, è attraversato un attimo, vediamo un po', qua va quasi in rotazione, rischia tanto, 23,96 è dietro anche lui, 22 centesimi è terzo Svindal, Ligeti è campione del mondo, è Ligeti possiamo dire, è campione del mondo.